Benvenuti al nuovo video della Fairy Family Film, video gemello a quello uscito ieri. E ultimo video dell'anno, quindi metteteci un mi piace di Grosso come una casa. incoraggiamento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Di cosa parliamo? Dei peggiori film usciti nel 2019. Peggiori barra Sì, delusioni. Potrebbero non essere film peggiori pessimi. in assoluto, pessimi in assoluto, semplicemente film che ci hanno deluso. Il primo film di cui parliamo è un film di cui abbiamo già parlato pochissimi giorni fa ed è, ahinoi, un film che abbiamo visto due volte al cinema perché avevamo già preso i biglietti prima fra di noi, poi con degli amici, siamo stati, diciamo, costretti per non perdere i soldi. È Star Wars 9, L'ascesa di l'ascesa di Skywalker. Skywalker, film di cui abbiamo già parlato. Vi rimandiamo ovviamente a quella recensione, non so se mio fratello, più tranquillo, in Ma questa sì, occasione vuole esprimere le diciamo che nella parole. recensione ero molto sclerato perché ovviamente è una recensione a caldo e avevo appena assistito al massacro di una saga che comunque mi piace, a cui sono legato come la saga di Star Wars. Adesso a mente fredda posso dire, diciamo, che è un film sbagliato, proprio pacatamente, che è un film sbagliato sotto tutti i punti di vista, un film che parte male e continua peggio, in cui sì, c'è qualcosina di buono, ma sono lampi di luce in mezzo al nulla assoluto, in mezzo al buio assoluto. È un film che non ha, che distrugge, diciamo, la saga di Star Wars, perché ti invalida le trilogie precedenti, ti invalida tutti i film precedenti, quanto di buono c'era nei film precedenti. Un film senza idee, senza arte, senza sviluppo, un film senza film, È un film in cui anche lo stesso letteralmente. J.J. Abrams si mostra, come dire, meno appariscente dal punto di vista tecnico e registico rispetto, per esempio, anche solo al capitolo Ma sì, cioè, 7 sembra un che aveva film diretto lui. girato in 2 settimane, raffazzonato, ma che andavano avanti, proprio che lo scrivevano quasi mentre andavano avanti. Adesso io non so quali siano state le vicissitudini produttive e forse non lo sapremo mai, però questa è l'impressione che dà di un film fatto così, giusto perché veniva a concludere una trilogia senza idee, senza sapere come farlo, navigando alla cieca e cercando di buttarci dentro delle idee, attaccandola proprio con lo sputo Noi diciamo senza sapere sempre come che quando andare avanti. tirano fuori parentele e resurrezioni sono veramente alla frutta. In questo caso abbiamo sia parentele, Rey con tutti, che resurrezioni, quella di Palpatine, quindi siamo veramente non solo alla frutta, siamo proprio il dolce oltre il dolce. Non aggiungiamo altro, abbiamo già parlato troppo, abbiamo spiegato già Recuperate la troppo fiato. recensione che se volete vedermi sclerare male, recuperate la Ne recensione vale la magari vi pena. divertite. E per questo video adesso non ne parliamo più, basta. Esattamente. La seconda delusione dell'anno, questa veramente è una delusione, potremmo dire, è Rambo 5. È una delusione perché il film di per sé, per quanto non Sì, non è eccezionale, non è pessimo. comunque pessimo, tuttavia non è Rambo. Il personaggio che noi vediamo in questo film non è affatto Rambo, che è Rambo che avevamo visto in 4 film precedenti. Qua non torna. È un film di Stallone, uno dei film che Stallone fa, non solitamente, insomma, film in cui picchia tutti, ammazza tutti, si vendica. Tanti film di Sangue, Stallone esplosioni, hanno questa pallottole. trama. Manca quegli elementi che caratterizzavano forse Rambo, al di là dell'elemento politico che qui c'è, non c'è, si parla del Messico, forse è meno americano del solito questo Rambo, ma manca anche quell'elemento, come dire, di uno contro tutti, di solitudine, quel fatto di non essere accettato che caratterizzava e secondo me rendeva grande quantomeno il primo Rambo, cioè rendeva più che grande quantomeno incuriosivo riguardo al primo Rambo. Qui abbiamo un Rambo che si è invece ormai inserito, fra molte virgolette, diciamo, in una specie di società, una specie di famiglia che si è creato in qualche modo. Famiglia che viene messa, che viene minacciata e Con tutte le conseguenze che poi del questo caso a livello di porta. sangue e morti. C'è tanto sangue, ci sono tanti morti, in questo senso il film intrattiene, ovviamente, però. Però sì, ci si poteva aspettare qualcosa di diverso, anche perché comunque è stato presentato fin da subito come l'ultimo film della saga di Rambo, che va a Last mettere Blood, la l'ultimo parola sottotitolo. fine a questa saga comunque, che è quella di Rambo, invece si discosta molto rispetto al personaggio dei precedenti film e non lo fa in maniera del tutto soddisfacente, quindi sì, è una parola fine che però in realtà non sembra mettere davvero la parola fine perché aggiunge molto poco al personaggio, lascia un po' spiazzati e in sostanza appunto non
in sostanza delude. Un altro film che finisce nel peggio del 2019, film di cui forse non avete sentito parlare, stiamo parlando del Signor Diavolo di Pupi Avati, film horror. Pupi Avati nasce o comunque diventa grande con un film horror, La finestra che ridono. Questo film non è riuscito, diciamo, sì, senza mezzi termini. C'è una sceneggiatura piuttosto banale, una storia molto confusa, pur trovando elementi apprezzabili. Sì, l'atmosfera c'è, la fotografia è notevole, c'è, la regia non punta sui jump scares, e già questo comunque è qualcosa di positivo. Certo. Esatto, più che altro sì, il fatto è che c'è una sceneggiatura di dialoghi proprio che sono abbastanza penosi. La recitazione non riesce a rendere convincente, la recitazione dei vari attori è piuttosto scarsa, e vuol dire c'è un'idea confusa, nel senso c'è uno sviluppo che fa anche un po' fatica a inquadrarlo, e poi arrivi il finale, c'è un finale con una sorta di plot twist, sì, spiazzante, che però non capisci, e quindi cos'è appena successo, cosa significa questo? Spiazza non per quello che succede, ma proprio perché tu non riesci a capire, cioè ti lascia lì, cos'è successo, scusa. Andiamo avanti con la monnezza. Citiamo velocemente due film di cui abbiamo già parlato e su cui non ci soffermiamo, anche perché alcuni abbiamo riparlato già. Il primo è It 2, il 2D. Abbiamo parlato in una recensione, abbiamo parlato nel Looking Back. Non aggiungiamo altro. Se abbiamo già distrutto, c'è bisogno di ribadirlo, abbiamo ribadito già 2-3 volte. È il, no, il, ma forse anche il, però uno dei peggiori film dell'anno. No, il è forse Star Wars. Sì. Un altro film di cui abbiamo già parlato è anche Captain Marvel. Captain Marvel, vi rimandiamo quella recensione che avevamo girato ad aprile, è uscito, a marzo. Donna. È un film che ha tutta una serie di problemi a livello di sceneggiatura. È un film, peccato, sì, perché il personaggio in sé è un gran bel personaggio, molto interessante, però. Ma soprattutto la cosa, diciamo, che mi sta più su questo film qua, anche soprattutto dopo aver visto The Avengers, è che è un film che non ha minimamente ragione di esistere, perché la fine che ti la siano prima di Avengers Endgame, perché devi guardarlo perché poi cazzo non va a avere in Avengers Endgame. Captain Marvel è in Avengers Endgame, ma ha 2 minuti di screen time, non è assolutamente funzionale la trama, non fa assolutamente niente, quindi è letteralmente una presa in giro al pubblico, perché sto film qua è una commerciata, doveva far sui milioni, quasi miliardi, e così ha fatto, devono venderlo, fesso lo spettatore. E quindi, insomma, anche per questo poi il film fa schifo di suo. Se aggiungi queste considerazioni qua, se aggiungi queste considerazioni qua è ancora peggio, proprio sprofonda. Sì, perché ti trovo, vedi che ti hanno preso per il culo, anche questo dà fastidio. Sì, faceranno le palle. Ci soffermiamo un attimo di più su una delusione, anche in questo caso come il discorso fatto per Rambo 5, il film di per sé non è nemmeno così brutto, però è stata una delusione. Stiamo parlando di Dumbo, diciamo del remake live action della Disney, del cartone, sempre della Disney ovviamente, qualche anno fa. Perché delusione, delusione? I nomi che c'erano attorno, Burton alla regia, alcuni attori, Keaton, Eva Green per esempio, lasciavano ben sperare, insomma. Anche perché Dumbo comunque è una storia che di per sé sarebbe molto nelle corde di Tim Burton, perché anche il cartone originale aveva delle scene abbastanza creepy, inquietanti, che con cui Tim Burton, insomma, sarebbe trovato molto a suo agio. Insomma, Dumbo è un freak, sì, quasi. Sì, esatto. E il freak è il protagonista, esatto, del cinema di Burton, esatto, quasi sempre. E invece no, nonostante questo, Tim Burton riesce a fare un film molto piatto, un film che non segue il cartone originale. No. Vuole fare qualcosa di più proprio, evidentemente, Tim Burton, ma non lo fa affatto bene, perché il prodotto è molto, molto piatto, una sceneggiatura molto banale, dei personaggi abbastanza stereotipati. Film molto sciatto, molto piatto e con scarsa inventiva. Per questo video è tutto. Sì. Come avete visto, i film più brutti dell'anno sono meno di quelli più belli dell'anno. Ma perché questo? Perché andiamo a vedere i film belli, non quelli che pensiamo. Perché siamo prevenuti, esatto, e non andiamo a vedere. Esatto. Sì, siamo prevenuti e non spendiamo i soldi. No, ma e soprattutto perché siamo buoni in realtà. Perché ci sono tanti altri brutti film che sono usciti quest'anno, ma che non ci sentiamo comunque di mettere nel peggio dell'anno, perché affinché hanno scarsissime ambizioni. Penso per esempio ad Hustler, che abbiamo visto, quello con Jennifer Lopez e altri film del genere.
sì, che sono delle cosucce che non ti senti neanche di metterle nel peggio, perché sono, diciamo, consapevolmente film che non aspirano ad essere chissà che cosa. Anche per questo video è tutto, se ve lo siete persi andate a recuperare il video dedicato al meglio del 2019. Questo è l'ultimo video dell'anno, esatto, quindi vi auguriamo un buon fine anno e un buon inizio 2020. È tutto, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a tutti i video del 2019, perché no, riguardate tutti i video del 2019, fateci un regalo, fateci questo regalo di fine anno. E noi ci vediamo nel 2020 con la Ferie Family Film. Ciao a tutti!